dal 16 al 20 agosto si rinnova l'appuntamento importante qui a Trentinara della Festa del Pane e della Civiltà Contadina, la 15ª edizione per l'esattezza. Io sono con Alfonso Guazzo, che è il presidente della locale Proloco. Presidente, quali sono le cose nuove che avete in serbo per le tante persone che verranno poi a Trentinara? Le novità quali sono? Le novità saranno tante. Secondo me la più importante è il fatto che quest'anno realizzeremo un evento plastic free, ovvero utilizzeremo solo stoviglie biodegradabili. Quindi era un obiettivo che ci eravamo preposti già da un po'. Oggi, con l'ulteriore input dell'ente parco nazionale, abbiamo colto la palla al balzo e quindi abbiamo aderito a questa iniziativa, così dando un segno pure in termini di sostenibilità ambientale. E poi chiaramente la filiera corta di cui parlavamo un po' di anni fa oggi è realtà, perché tutto il grano che verrà usato nell'ambito della manifestazione è prodotto qui a Trentinara. Ed ancora avremo una postazione slow food con i presidi della condotta Cilento, una postazione gluten free, postazione con forno didattico in cui poter apprendere l'arte della panificazione. Quest'anno un'ulteriore novità, perché ci sarà una postazione in cui si potrà fare aperitivo dalle 18 alle 21 a cura dell'APS di Trentinara, quindi prodotti sempre locali con aziende trentinaresi a marchio Deco, quindi sinergie importanti con altre associazioni, altri enti, Slow Food Cilento. Questo chiaramente sono tante le cose che farete, e tra l'altro, oltre ai forni didattici che ha già menzionato, ci saranno poi anche dei laboratori di danze popolari, e questo naturalmente richiamerà anche gli appassionati di danza. In che cosa consisterà invece questa ulteriore novità? Ma delle vere e proprie lezioni di danze popolari, quindi tammurriata, la tarantella cilentana, la pizzica. Questo è un ulteriore segno che la Festa del Pane non è una sagra, cioè non è, capisco che vuole entrare nella tipologia delle sagre, ma non è solo enogastronomia, bensì è musica e cultura. E a proposito di musica e cultura, perché sono due cose che poi vanno insieme in fondo, ci può dire già qualcosa riguardo ai gruppi che si esibiranno qui a Trentinara? Certo. Che nome possiamo farlo, no? Come no, no, ma noi con la programmazione siamo già usciti in realtà. Come ben saprai, per noi è molto importante il cartellone musicale. Nei limiti delle nostre possibilità cerchiamo di offrire sempre il meglio ai visitatori. Quindi quest'anno aprirà la kermesse Carlo Faiello, artista ex Nuova Compagnia di Canto Popolare, insieme a Paola Salurso, punta di diamante del Cilento. 17 agosto le ninfe della Tammora, quindi ritornerà Serena della Monica con la sua formazione. 18 agosto il trio Tarante dal Napoletano con un ospite d'eccezione, Tony Esposito. 19 agosto la nuova officina popolare capitanata da Giustina Gambardella, e del 20 agosto chiudiamo con il concertone, diciamo, clou dal Salento, il canzoniere grecanico salentino che non ha bisogno di presentazioni, reduce da tour internazionale ormai, quindi. Bene, bene, bene. Allora, ricordiamo a beneficio di chi ci sta guardando che tutto questo si svolgerà dal 16 al 20 agosto a Trentinara, il paese dell'amore, un paese che vi riserverà tantissime sorprese. Io vi invito veramente a venire in quei giorni qui. Aio deschis forne.